Bene, benvenuti a tutti a questo nuovo incontro, evento di Together, la settimana di incontri in occasione del centenario della nascita di Luigi Giussani. Quest'oggi abbiamo l'incontro dal titolo Informarsi per giudicare, ma come si fa? Quindi un titolo già che dà un'idea di cosa vogliamo provare a capire, ad affrontare oggi. Sono qui con noi Marco Bardazzi, giornalista e comunicatore, esperto di comunicazione, e ci racconterà un po' la sua attività recente di comunicatore. Marco Castelnuovo, che è il direttore del Corriere della Sera di Torino, e Giovanni Maddalena, professore ordinario di filosofia della comunicazione all'Università del Molise. Ringrazio ovviamente tutti i nostri relatori di aver accettato questo nostro invito e di essere qui con noi questa sera. E si sono portati dietro una clac, come dire, vivace, quindi ottimo. Io volevo solo introdurre dicendo che partendo da un punto che è già nel titolo dell'incontro, ossia il giudicare, che cosa vuol dire giudicare. Per Giussani il giudizio era l'inizio della liberazione e questo giudizio poteva avvenire solo dentro una comunione, e infatti da qui fonda il movimento di comunione e liberazione. E questa serata nasce anche da questo spunto, cioè per cercare di trovarci insieme e provare ad affrontare uno dei temi che soprattutto ultimamente in ambito politico e nell'ambito dell'attualità è diventato sempre più difficile da affrontare, ossia quella della formazione del giudizio, cioè come si fa a prendere una posizione, ad avere un giudizio che sia per il più possibile libero. Però che cosa vuol dire libero? E ovviamente da questo punto di vista abbiamo anche Giovanni Maddalena, che è filosofo e ci può aiutare in questo. Da dove partiamo? Io farei un primo giro di domande a tutti e tre i nostri relatori, e il primo tema da cui vorrei partire è appunto questo del giudizio, e poi il tema appunto della verità in ambito comunicativo, della comunicazione. Per anni e per tanti anni è sempre stato affermato che, come dire, non esiste un'unica verità e le cose e i fatti sono relativi, ci sono delle opinioni e quindi sono interpretabili. E questo oggi come si rapporta anche col concetto di fake news o di notizie, chiamiamole incontrollate, quindi che possono anche non essere vere? E come si distinguono dalle semplici opinioni? E quindi qua mi viene da dire anche il ruolo del giornalista e del comunicatore, che deve riportare fatti o riporta opinioni? È un altro tema, come dire, che mi piacerebbe affrontare. Quindi io partirei da questi primi tre spunti e farei questo primo giro e poi andiamo avanti nel dibattito. Grazie a tutti, partirei da Marco. Grazie. Anzi, da Marco Bardazzi, perché siamo tre Marco, quindi... sì, in effetti abbiamo fatto una bella Grazie. Chilata. Com'è che non ti chiami Marco? Cioè, facevamo un quartetto, era perfetto. Buon pomeriggio a tutti, io sono stato 12 anni a Torino, adesso sto a Milano, ma tornare a Torino è sempre bellissimo, e alla piazza in particolare, e poi vedere un po' di volti amici. Informarsi per giudicare, diciamo che io parto dalla prima parola, dall'informarsi, perché per formulare quel giudizio occorre appunto un lavoro sull'informazione. E credo che questa sia la grande sfida, la grande difficoltà di oggi. Come ci si informa per poi poter giudicare? Diciamo che veniamo da un periodo assolutamente unico nella storia del mondo. È difficile ancora capire la portata di ciò che, soprattutto negli ultimi 20 anni, è accaduto non solo nell'informazione, ma in generale con la grande transizione digitale che ha smaterializzato tanti processi, che ha sganciato, diciamo, contenuti dai loro contenitori un po' in tutti i settori.
la musica è uscita dai CD e dal vinile ed è diventata qualcosa che si ascolta in streaming. I video sono usciti dal DVD e dal negozio di Blockbuster che non esiste più e sono diventati qualcosa che guardiamo su Netflix e sulle altre piattaforme. Tutto sta abbandonando i suoi contenitori per diventare in un formato digitale un qualcosa di fruibile sicuramente molto più di quanto lo sia mai stato nella storia del mondo, ma sempre più difficile da gestire in qualche modo. E questo riguarda anche l'informazione, che ancora non è totalmente scappata dai giornali, e sono contento che ancora sia in qualche modo legata alla carta, per esempio, ma lo è molto meno di quanto lo era prima. Lo stesso vale per la televisione. Non ci informiamo con il TG delle 20 come ci informavamo prima. Che conseguenze sta portando questo? Beh, sicuramente una sempre maggior difficoltà nel costruirsi anche una gerarchia dell'informazione. Diciamo che l'accenno che faceva uno dei tre Marco Giorgio all'inizio sul tema della verità e di quanto il giornalismo poi sia o meno obiettivo è sempre stato un interrogativo per chi fa comunicazione, per chi fa giornalismo. Io quando ho cominciato facendo il giornalista di Cronaca Nera arrivavo, non so, sul luogo di un incidente e a me colpiva un dettaglio di quell'incidente, un altro giornalista ne colpiva un altro, l'articolo, l'episodio che raccontavamo il giorno dopo sul giornale era lo stesso, ma aveva una chiave di lettura che era legata alla sensibilità della persona che la stava raccontando. Uno poteva restare colpito da un orsacchiotto in terra di fronte a un'auto accartocciata, un altro magari da la frenata che c'era stata prima. Ed è lo stesso episodio, però c'è di mezzo un mediatore. Tra quell'episodio che accade e voi che lo recepite, c'era un mediatore che ve lo raccontava che non poteva non metterci del suo e non può ancora oggi non metterci qualcosa del suo. E quindi il tema di quanto sia vera la verità che racconta i giornalisti ovviamente ha a che fare con quel mediatore. Però devo dire che finché ragionavamo di ciò che riguardava le caratteristiche del mediatore, magari avevamo tante idee diverse, ma stavamo tutti su un terreno di gioco simile. Il problema adesso è la disintermediazione, cioè sono i mediatori che stanno venendo meno e siamo abbandonati in qualche modo a gestirci l'informazione in prima persona. È un fenomeno che ha caratteristiche di vario tipo, ne potremmo prendere tante, io ne prendo una anche semplicemente di carattere economico legata al mondo dell'informazione, ai giornali ma anche alle televisioni, le radio. I giornali hanno avuto il loro momento di picco storico come ricavi, come raccolta pubblicitaria nel 2007, è stato l'anno di picco, da allora è stata una caduta continua che ha portato a far sparire, diciamo, il valore del 70%, forse più, del valore dei grandi organi di informazione. Ora, non so voi, nel vostro settore di lavoro in cui siete, ma perdere il 70% del valore di ciò che fai, diciamo che ucciderebbe qualsiasi ambito lavorativo. E quindi è ancora un miracolo che ci siano delle organizzazioni dedicate a produrre informazione con questa perdita di valore. Perché si è perso questo valore? Beh, nel 2006, l'anno prima, sono successe tante cose importanti. Facebook è diventato, che esisteva da 2 anni, aperto a tutti, e quindi la nascita dei social media. È nato Twitter lo stesso 2006, sono arrivati i blog, Google ha lanciato Google News, una grande opportunità che noi giornalisti vedevamo all'epoca. Guarda che bello, gratuitamente distribuiscono le cose che facciamo a tutti, così più gente le vede e magari vengono tutti in edicola a comprare i giornali, non sapendo che ci stavano portando via ovviamente tutto il valore che veniva prodotto. Si è spezzettato, si è indebolita, diciamo, quella catena del valore. È arrivata la crisi economica del 2008-2009, la grande recessione, e questa è precipitata su un settore che era già molto indebolito. Dove sono finiti quel 70% di ricavi che sono spariti?
Beh, sulle grandi piattaforme, su Google, su Facebook, su tante altre, c'è chi ha rimesso insieme i frammenti di quel momento. Nel gennaio 2007 Steve Jobs tira fuori dalla tasca dei jeans il primo iPhone, e quello strumento è l'inizio di un tentativo di rimettere insieme tanti geni che erano scappati dalla lampada dentro lo smartphone. Però anche in quel caso il ricavo, il valore è andato alla Apple, non tanto ai giornali. Ci abbiamo provato, anche quando ero nel mondo del giornalismo, a fare soldi con le app, ma non era necessariamente la cosa che sapevamo fare meglio. Ecco, tutta questa perdita di valore, insieme alla frammentazione che si è creata dell'informazione, io credo che sia all'origine dei fenomeni che poi discutiamo qua e di cui parliamo anche stasera. Le fake news, la difficoltà a informarsi in una maniera, la perdita di percezione di chi mi posso fidare. Esistevano le fake news anche prima, le fake news esistono dal cavallo di Troia, quella era una grande fake news su cui i troiani sono caduti, e gli è stata venduta con un processo di comunicazione, quello che arriva e dice no, l'hanno costruito così grande perché così non lo portate in città, perché altrimenti gli dèi sarebbero con voi, e quelli distruggono le mura della città, portano dentro il cavallo di Troia e perdono la guerra. Le fake news esistono da sempre. Nei due capitoli meno letti dei Promessi Sposi, che sono quelli dove Manzoni racconta la conspiracy theory degli untori a Milano della peste, è un'inchiesta giornalistica straordinaria, era una gigantesca fake news che girava in città e che lui dimostra 200 anni dopo che non esisteva. Quindi le fake news esistono da sempre. Il problema è che avevamo forse tanti anticorpi legati al mondo dell'informazione, a una certa modalità di proporre la realtà, che aveva i suoi limiti, che ha ancora oggi i suoi limiti, che è contestabile. Però ecco, l'attività di personaggi, persone che professionalmente si dedicano a decidere quali aspetti della realtà di oggi proporvi in formato scritto, video o radiofonico, era un minimo di antidoto alle fake news, lo rappresentava, a mio avviso. Questo è contestabilissimo, e poi potete dirmi no, ma i giornali raccontano un sacco di balle, no, ma poi c'è quelli di una tendenza, poi dell'altra, tutto vero, ma c'era un percorso e un tentativo di gerarchia, e quella gerarchia vi permetteva di sfogliare una pagina del giornale senza sapere cosa avreste trovato dopo, di guardare un telegiornale senza sapere quale servizio sarebbe arrivato subito dopo. Ecco, quella gerarchia decisa da altri sicuramente aveva il limite di essere stata decisa da altri, ma io potevo decidere di chi mi fidavo, e comunque mi esponeva anche a qualcosa, a qualcuno che non era d'accordo con le mie idee, a cose che non avevo cercato, a idee che non facevano parte del mio mondo e della mia quotidianità. Oggi appunto il digitale ci sta spingendo sempre più in bolle, ci sta spingendo sempre più in ambiti dove leggo ciò che mi aspetto di leggere, dove ciò che già penso viene confermato da un algoritmo. E questo è, credo, il grande rischio. Quindi, vado a chiudere per non prendere troppo tempo, il vero pericolo che io vedo in questo momento è il pericolo di una frammentazione dell'informazione, che rende difficile informarsi e quindi di conseguenza anche poi esprimere un giudizio. Perché rischiamo di essere esposti soltanto a cose che già vorremmo sapere e che ci confermano nelle nostre convinzioni. Qual è l'antidoto? Ce ne sono mille, ci sono mille cose che si possono fare. Mi permetto solo di proporre una cosa molto pratica, così, e in chiusura poi passo la parola agli altri relatori. Informarsi è un lavoro, non c'è una scorciatoia. Se uno vuole imparare a giocare a tennis o vuole imparare a giocare a biliardo, deve provare, lavorarci, sudare sopra e arrivare a dei risultati. L'informazione personale, a mio avviso, è un lavoro personale, ed è un lavoro dove devo cercare dei criteri e dei maestri. Io vi consiglio di costruirvi una dieta mediatica, così come quando uno vuol perdere del peso, trovatevi il nutrizionista dell'informazione giusto, qualcuno di cui vi fidate, o persone o realtà di cui vi fidate,
costruitevi una dieta mediatica che non sia fatta soltanto di cose che vi fanno piacere. Se fate una dieta solo di zuccheri non è che vi fa bene. Se leggete soltanto cose che confermano ciò che già vi volete sentire dire, non vi fa altrettanto bene. E mi permetto di dirlo perché tanto sono fuori dai giornali, non ho nessun interesse. Ciò che è gratis rischia di essere maggiormente fake di ciò che pagate. Quindi se un piccolo antidoto alle fake news è costruirsi anche un budget dell'informazione. Abbiamo un budget mensile per la bolletta del telefono, per il gas e la luce, per vedere Netflix, per la palestra, per tutte le cose che facciamo. Può valer la pena anche costruirsi un budget di informazione di qualità. Di cosa sto parlando? 10 euro al mese? Una pizza o una serata al cinema? La vale l'informazione quei 10 euro? Se non li vale o se quei 10 euro vi costano troppo, siete ovviamente più esposti a un pericolo. È come quando non compri l'antivirus per il computer, sei esposto a un pericolo. Provare a costruirsi una dieta mediatica con un nutrizionista adeguato e sapere che comunque su quella informazione un pochino ci devi investire, non dico che vi preservi dai rischi, ma come gli antivirus li diminuisce molto. Grazie. Grazie Marco, noi abbiamo già introdotto alcuni temi, alcuni di questi li ribalto subito a Marco Castelnuovo. Marco ha introdotto il tema ovviamente della mediazione, siamo in tema di media e quindi è chiaro che la mediazione è un elemento fondamentale e la carta stampata è uno dei mediatori fondamentali, e poi ha introdotto il tema della fiducia. Ed effettivamente mi veniva in mente che appunto fino al 2007, ma anche oggi comunque, il quotidiano si sceglieva, cioè ci si affidava a un quotidiano e tendenzialmente si comperava sempre quello. Quindi è chiaro che c'era anche un elemento di fiducia, mi fido della stampa, compro sempre la stampa, mi fido di Repubblica, compro sempre Repubblica, o anche, come diceva Marco, si corre il rischio poi invece... Di anche il Corriere della Sera, se no si arrabbia. È il Corriere della Sera, sì. l'editore è il presidente della mia squadra, quindi non potrei, ci mancherebbe, dimenticarlo. No? Anzi, comprate il Corriere della Sera perché abbiamo bisogno di rinforzi. Però effettivamente c'è anche il rischio invece di affidarsi a un media che dice le cose che ci si vuole sentire dire e quindi vivere in una bolla. Quindi questi sono un po' secondo me i temi che anche per chi pratica direttamente e chi è in una realtà giornalistica importante ci può aiutare a capire quali siano le chiavi di lettura, e ovviamente continuando anche i punti che diceva Marco su verità, post verità, fake news eccetera, perché sono ovviamente temi che anche fino a ieri, ora non so se avete letto i giornali, ma ieri è circolata la notizia del famoso aereo NATO che avrebbe contribuito a scatenare l'alluvione nelle Marche. Ora, dov'è il limite tra opinione? Ho letto tra l'altro un articolo anche molto argomentato e con fonti che sosteneva questa tesi. Io sinceramente non mi sento di dire, di bollarla immediatamente come fake news, perché comunque è un articolo, io non ci credo ovviamente, cioè... non credo a quello, però questo tema c'è ovviamente, era un articolo veicolato sui social e è girato per tutta la giornata, quindi come diceva Marco anche i social hanno ovviamente cambiato tutto questo. Marco, grazie. Grazie dell'invito, grazie per essere qua. E, io sono un operaio, diciamo, dell'informazione, sono un giornalista. Ancora di quelli vecchio stampo, anche se ovviamente il nostro lavoro è completamente cambiato rispetto a 10 anni fa. Mi trovo perfettamente d'accordo, e questo mi rincuora, con quello che ha detto Marco Bardazzi. La sua analisi è perfetta, tanto che io avrei poco da aggiungere oltre. Mi sento da dire una cosa però. Quando, prima di essere responsabile della redazione torinese del Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera ha una redazione torinese e si occupa delle cose di Torino e del Piemonte, non so se lo sapete, è arrivata 5 anni fa,
è da 5 anni che c'è. Nel periodo, diciamo, più basso è aperto una, però queste sono strategie aziendali, non riguardano me. Comunque prima ero sicuramente uno... fatto bene il presidente, cioè... esatto. Prima ero uno dei, diciamo, responsabili della parte digitale, quindi ho studiato a fondo e con grande attenzione tutte queste dinamiche fino al prima di venire qua 2019, e poi dopo ovviamente le ho portate avanti. Mi sono messo nel cercare di capire cosa interessasse al lettore, cioè voi, cioè noi tutti quanti. Mi sono messo un po' dall'altra parte a studiare come il lettore, il cittadino, diciamo, usufruiva dell'informazione. E ci sono alcune cose che sono cambiate, e forse sono cambiate senza che ce ne rendessimo neanche tanto conto. Io queste cose mi preme da dire. Sono cambiate senza accorgersene. Prima cosa, fino al 2016, quindi 6 anni fa, se voi foste stati qua a seguire questo dibattito con il vostro telefonino in tasca, già tutto a posto, tutto come oggi, e seguendo il dibattito ritenevate che io fossi particolarmente noioso, cosa facevate? Pensavate, che noia sto qua, ok? Adesso lo voglio dire a tutti. Finiva il dibattito, tornavate a casa, prendevate il computer, andate su Facebook, e oggi sono stato a un dibattito, c'era uno dei relatori, Marco Castelnuovo, che era noiosissimo. Punto, pubblica, via. E da lì la guerra, i social, il dibattito, eccetera, eccetera. Benissimo. Poteva succedere che magari passavano 5 minuti quando avevate pensato che io fossi molto noioso e invece cambiavate idea. Che andando fuori di qui, invece di tornare direttamente a casa, andavate a bere una birra, eccetera, la cosa ve la dimenticavate, o che comunque riconsideravate qualunque cosa. C'era sempre un lasso di tempo tra quando uno pensava una roba e quando decideva di pubblicarla. Questo lasso di tempo è venuto meno, si è assottigliato, si è quasi azzerato, non per Facebook, per cose, ma per il passaggio a una tecnologia abilitante che è il 4G. Quando io ho iniziato, che ero uno dei capi dei social ed ero responsabile del mobile, quindi delle informazioni che venivano veicolate sullo smartphone, quindi social, ma anche, diciamo, l'home page mobile, invece di mettere la durata del video, di un video, mettevo il peso in termini di mega o di giga del video, perché vi ricordate la frase "ho finito i giga"? Quante volte l'abbiamo detto? Ora chi lo dice? Non lo dice più nessuno. E quanto tempo si aspettava? Ti assicuro, a mia moglie è capitato quest'estate. Ma quanto tempo si stava attenti, no? Non becca, ci mette troppo, la schermata bianca. Questa cosa qui è scattata ed è saltata, per cui se adesso voi ritenete che io sia noioso, tirate fuori il telefonino e lo scrivete, punto, finito. Non è che dovete andare a casa a scriverlo, non c'è un tempo. Questa è la prima cosa. La simultaneità e l'assenza di riflessione, cioè l'assenza di tempo tra una riflessione e la pubblicazione di questa riflessione, è una cosa che ha cambiato a livello cognitivo il modo che noi abbiamo di informarci o di informare. Vale anche per i giornalisti, succede qualcosa, si deve pubblicare, senza andare a vedere se. Prima cosa. Seconda cosa, il tema oggi è informarsi per giudicare. Attenzione, perché magari non noi, magari non qua, magari non sempre, ma noi veniamo sempre meno, noi ci informiamo sempre meno. E non per questo vuol dire che noi sappiamo meno cose, è che noi sempre di più veniamo informati. L'informazione è passiva, non c'è bisogno di aprire il giornale, non c'è neanche bisogno quasi di andare su un sito internet, perché se io
cammino per strada e vedo le bande nelle televisioni o ai binari del treno. Apro Instagram, ma per farmi i fatti miei, ma mi trovo il giornale che mi dà una notizia, ma arriva un WhatsApp di un amico che mi segnala un articolo. Quanti amici ci mandano gli articoli via WhatsApp? Noi veniamo informati, talmente veniamo informati che abbiamo tre televisioni all news H24 più una quarta solo di notizie sportive, free, pay, eccetera. Noi siamo subissati di informazioni, ma non la scegliamo noi. Noi non destiniamo un tempo all'informazione come un tempo, perlomeno la gran parte di noi, che era, io adesso avrò 5 minuti, 7 minuti, 10 minuti, li metto in bagno piuttosto che mentre faccio colazione a leggere il giornale, oppure fra 5 minuti inizia il telegiornale, dedico parte della mia giornata a informarmi. Oggi è passivo. Inoltre segnalo che c'è un passo in più. Noi veniamo informati dai social privati tipo WhatsApp, dalle mail, dalle notifiche sul cellulare, in ogni modo. E quando noi decidiamo di approfondire un argomento che non sappiamo, perché veniamo informati di una cosa che... scrolliamo la timeline di Instagram e c'è un nostro amico che mette una foto di un aereo e dice: io domani dovevo partire purtroppo per questo sciopero, adesso io come faccio ad andare a Roma? E ammettiamo che voi dobbiate partire da Caselle e domani, e dite: oh, e quindi c'è sciopero degli aerei, non ne sapevo niente, io sono stato informato che c'è uno sciopero domani degli aerei, cosa faccio? La prima cosa che faccio non è andare sul sito dell'aeroporto di Caselle, non è andare sul sito della stampa che è il giornale del territorio dell'aeroporto di Caselle, non è andare sul sito di ITA o come si chiama adesso, o di Ryanair o della compagnia su cui ho preso il biglietto per sapere a che ora è lo sciopero. La prima cosa che faccio è andare su Google e chiedere a Google: sciopero domani Caselle. Ok? Qual è il risultato della partita? Google. Chi ha vinto la guerra in Jugoslavia nel 92? Google. Cioè il rapporto di fiducia, chi mi dà le informazioni... non è più il giornale o il media, adesso io intendo il giornale ma non intendo la carta stampata, internet, cioè non si dice più l'ho letto sul giornale, l'ha detto il giornale, l'ha detto il Corriere, l'ha detto la stampa, l'ha detto Repubblica, non mi interessa. Io chiedo a Google, prima cosa. E quindi vuol dire che anche il rapporto di fiducia che c'è, che c'era tra il cittadino, il lettore e la testata di riferimento, chiaro che è sparita, che è scomparsa. Però c'è un però. Quando tutto questo va molto bene ed è, funziona tutto, tranne che in un caso. Noi per esempio, il traffico sulle home page dei siti è sempre stato incalando dal 2013 in poi, nonostante gli utenti che vengono sui siti stanno sempre più crescendo. Ok? Cosa vuol dire quindi se diminuisce l'accesso alle home page del sito ma crescono gli utenti unici? Significa che io non è che la mattina dico: oh, adesso mi informo, come ho detto prima, adesso mi informo, vado a vedere www.corriere.it, www.tgcom.com. Ricevo o le informazioni sui social o chiedo a Google. E poi vado sul sito. Il sito mi porta direttamente sull'articolo, quindi io non passo dall'home page, vado direttamente sull'articolo, no? E poi esco, quindi che lo dica Corriere, che lo dica, magari non me ne accorgo neanche, ma io entro dalla finestra, non entro dal portone principale. Quindi c'è un alto numero di persone che continuano a venire sui siti sempre di più, ma arrivano direttamente sugli articoli e non sull'home page che è costruita secondo la gerarchia che diceva prima Marco. Questo è importante perché è sempre stato un decalage, dal 2012-2011 è sempre stato un lento e inesorabile decadimento delle home page dei siti. Poi però è arrivata la pandemia
e le home page dei siti sono cresciute a dismisura. Quindi quando noi cerchiamo, quando noi lì sì ci vogliamo informare, noi sì dobbiamo capire che questa è questo invito di morte, che cosa sta succedendo, non mi interessa lo stregone o l'apprendista stregone che mi dia le risposte, vado direttamente io sul sito che so che ha degli professionisti dell'informazione, che so che hanno verificato le notizie, e quindi vado direttamente, non vado da Google, vado sul Corriere, vado sulla Stampa, vado su Repubblica. Questa è un'inversione di tendenza e quindi un tentativo di ricostruire una fiducia che i giornali devono essere bravi a saper mantenere. Guardate, la cosa importantissima, e poi chiudo, semmai riprenderemo la cosa, ma quello che diceva giustamente Marco prima della dieta, che è un consiglio che io non seguo, è che il giornale è sempre stato il pranzo della domenica, antipasto, primo, secondo, contorno, caffè, ammazza caffè, andiamo con la nonna e facciamo quei pranzi meravigliosi. Ah, che bello avere il tempo di poter sfogliare tutto il giornale, passare dalle cronaca alla cultura, agli esteri, allo sport, agli spettacoli. Però non c'è tempo, no? Si dice. Poi bisogna vedere, bisogna capire perché non c'è tempo. Se non c'è tempo per andare su Instagram, vabbè, però non c'è tempo. Tant'è che non è che tutti i giorni uno va a fare il pranzo della domenica. Tutti i giorni i giornali hanno una selezione che si può trovare sui siti, eccetera, che è più breve, che è poi la pausa pranzo, dove io invece di abbuffarmi con il panino cerco magari di trovare, e i bar e i ristoranti più intelligenti lo fanno, una composizione con il tris, col secondo più contorno, eccetera, in modo da variare la mia dieta, no? Idem, i giornali fanno delle versioni anche un po' più smilze, nel quale ti dico cosa ti interessa, guarda che questo è importante, leggiti questo, non è che devi leggerti tutto, eccolo qua. Benissimo. Il problema è che in questa fase siamo in una fase invece di un pranzo buffet. Avete presente i bei buffet? Dove magari tutti si accatastano attorno alle tartine e allora io vado sulle pizzette, me ne mangio 10 di pizzette. O magari c'è la coda, i primi, mangio prima il secondo e poi passo il primo. Questa metafora che mi è venuta un po' così perché ha parlato di dieta, cosa sta a significare? Che attenzione, deve essere tutto ben equilibrato, sennò effettivamente io mi butto sui dolci e però non mangio il primo, il secondo, eccetera, eccetera. Oggi l'informazione è un po' fatta un po' a spizziche e bocconi, io non so, i social sono fatti apposta per questo, Instagram, Facebook, hanno tutti la stessa impaginazione, hanno tutti lo stesso peso, i titoli sono tutti uguali, sia che scriva mia nonna di Pavia, sia che scriva il New York Times, è tutta la stessa cosa. È qui che allora non si riesce a capire e non si riesce a discernere tra l'operatore professionale e invece l'amico che mi racconta una cosa. Io credo che la pandemia sia stata una grandissima occasione per i giornali per ritornare ad avere un ruolo e paradossalmente anche adesso che la pandemia è un po' sopita, poi non sappiamo che fine farà, sta mantenendolo. E la questione della guerra l'ha mantenuta, i giornali riescono a mantenere un ruolo anche su questa guerra e attenzione, così come in pandemia, anche durante la guerra, siccome prima parlavamo di prendere posizione, non è che i giornali non abbiano preso posizione, non è che si fa perché sì, perché no. C'è un detto americano storico che dice: se due persone in una stanza buia, ci sono due persone, uno dice fuori c'è il sole e l'altro dice fuori piove, il compito del giornalista non è quello di riportare il signore 1 dice fuori piove, il signore 2 dice fuori c'è il sole, ma di aprire la finestra e guardare se fuori piove c'è il sole. In quest'ultima fase soprattutto i giornali hanno ripreso un loro ruolo,
anche esponendosi e anche attirandosi l'odio, gli insulti, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, io spero che questo possa però essere utile per ritornare a riconquistare la fiducia dei cittadini, elettori, lettori, e in questo modo poter avere un futuro, perché un futuro senza, non senza giornali, ma un futuro senza giornalismo è sicuramente un futuro un po' più povero. Grazie. Grazie a Marco Castelnuovo. E ha detto una cosa che mi ha colpito, ossia non informarsi, invece più che informarci siamo informati, cioè siamo oggetto di informazione perché riceviamo l'informazione. Allora mi viene da dire che prossimo anno, quando rifaremo il 2.0 di questo incontro, a Together 2.0, cambieremo il titolo da esatto, cioè giudicare per informarsi e non per essere informati, direi. Ma questo, in realtà, questo aspetto, questo punto che toccava Marco Castelnuovo, ci introduce a quello che abbiamo chiesto anche un po' prima a Giovanni, che adesso gli richiedo, ossia in questo contesto abbiamo capito che l'informazione è in gran subbuglio e ci sono tante complicazioni che si sono introdotte anche con l'avvento del digitale, però mi pare di aver capito che il digitale però sia cosa positiva, che in realtà è uno strumento che si aggiunge, il punto è come viene utilizzato, ovviamente, e quindi lì si interseca il concetto anche di verità, come la verità si rapporta all'informazione e al giornalismo, come il diritto di opinione si interfaccia anche con la possibilità di operare e di intervenire sui social e sui giornali, e quindi chiederei a Giovanni di aiutarci a capire, diciamo così, il ruolo anche della verità e della narrazione nell'informazione e come questo sia fondamentale appunto per giudicare, per prendere posizione. Molto bene, in 10 minuti, libertà, sì. Verità e qualcos'altro. Buonasera. Ringrazio Marco e Marco Giorgio dell'invito, ovviamente, e mi fa molto piacere essere qui alla Piazza dei Mestieri. E in effetti ci sarebbero alcune cose da dire che, su quanto è stato detto. Sicuramente ci sono due punti che hanno sottolineato i due marchi, c'è l'idea della disintermediazione e l'idea del cambiamento percettivo proprio di come funziona la nostra conoscenza, di come dei tempi della nostra conoscenza, che sono alcune delle tantissime cose che stanno accadendo. Il quadro più grosso, diciamo, io penso, per complicare le cose, perché i filosofi fanno così, è che il quadro generale è che effettivamente questo è il grande cambiamento che sta avvenendo. E quindi, appunto, diceva Marco, tutto questo è cominciato nel 2006, 2004 tecnicamente, ma 2006 effettivamente è quando è cominciato questo cambiamento, e questo è veramente l'unico cambiamento epocale in corso. Quindi effettivamente siamo all'inizio di una rivoluzione. Tenete conto che quando io spiego in cinque salti la storia della comunicazione ai miei studenti, dico sì, cioè le grandi rivoluzioni sono quando l'uomo ha cominciato a disegnare, a rappresentare qualcosa, il passaggio dall'oralità alla scrittura, la stampa, la comunicazione di massa, e poi siamo qui e poi abbiamo questo. Quindi non è una cosa da poco che sta avvenendo, per cui tanti dei fenomeni che stanno capitando, secondo me, appunto, li vediamo, a vederli nel corto raggio, li capiamo anche poco, nel senso che ci vorrà tanto tempo per digerire questo. Se uno guarda le discussioni che c'erano nel 1400, nel 1500 sulla stampa, non sulla stampa, sull'invenzione della stampa, vede
che le idee erano assolutamente le stesse, cioè è una cosa demoniaca, non va bene, ci fa perdere la memoria, non capiamo più niente, non possiamo più formare un giudizio, vuoi mettere, riscrivere, eccetera, ed è tutto vero, ed è tutto vero. Così come se leggete un bellissimo libro di un gesuita americano che si chiama Walter Wong, che ha scritto negli anni 60, non uscito adesso, e del passaggio dall'oralità alla scrittura, dice quanto si è perso dall'oralità alla scrittura, tantissimo, tantissimo, tant'è che una delle grandi discussioni della storia della filosofia è la figura di Socrate. Socrate non scrive e Platone, suo allievo, scrive. È l'enorme discussione, perché? Perché si perde qualcosa? Sì, si perde moltissimo. Evidentemente però gli esseri umani sono, oltre che dei risparmiatori cognitivi, sono utilitaristi, quindi no, con tutto quello che sappiamo di questi arnesi e con tutte le osservazioni critiche che sappiamo, li stiamo utilizzando, non ci distacchiamo, facciamo magari dei tentativi. Ho visto oggi al liceo Malpighi di Bologna, dove Elena Ugolini ha provato a proibire a studenti e docenti l'uso dei cellulari per tutto il tempo scolastico. Funzionerà? Non lo sappiamo, appunto. Ci sono tante forme di risposta a questi cambiamenti che stanno avvenendo. Lo dico solo perché secondo me un po' ci possiamo anche mettere tranquilli, nel senso che sono cose che richiederanno 50 anni per essere digerite, oltretutto vanno molto veloce, quindi vanno veloce nei cambiamenti minimali che negli sviluppi che ci sono di questo cambiamento iniziale, e quindi ovviamente richiedono un lungo tempo di assestamento. Questo secondo me è il quadro generale, poi non so, sarebbe anche interessante da sentire. Sul problema specifico dell'informazione ci sarebbero tantissime cose da dire, ci sono molte responsabilità anche dei giornalisti, secondo me, e anche dei filosofi, se per questo, nella concezione, perché c'è una lunga concezione di che cos'è la verità, che effettivamente è stata messa molto in gioco e molto in discussione. Io ricordo sempre questo fatto, in effetti gli ultimi 50 anni del Novecento sono stati spesi dalla filosofia, anche qui, anche dai miei maestri qui, anche dalla sociologia, dalla storia, dagli studi di comunicazione, sono stati spesi a dire che la verità non c'era, che era inutile, cioè andava di moda al fine degli anni, alla fine del secolo scorso, andava di moda diciamo una versione un po' così, il nichilismo gaio lo chiamava del Noce, che voleva dire ma sì, diciamo che non c'è nessun, è inutile porsi il problema della verità. C'è un filosofo a me molto caro, oltretutto, nel senso che ha detto cose molto importanti, che si chiama Richard Rorty, che diceva sono state dette tante cose molto importanti nella storia su tanti temi, anche sul per esempio sull'energia sono state dette delle cose importanti, sulla relatività sono state dette delle cose importanti, abbiamo provato a dirle anche su questi grandi temi tipo verità, giustizia, bellezza, bontà, non ci siamo riusciti, basta, è ora di cambiare discorso. Questo era un po' il mood, l'umore della cosa, e coinvolgeva un po' tutti. E anche nel senso del dire, cioè è pesante dire che c'è una verità, dire che qualcosa è vero, che qualcosa è falso, è pesante, e sinceramente poi nel profondo veniva anche da una giustissima osservazione, cioè c'era stata una guerra mondiale e alcuni totalitarismi tremendi di destra e di sinistra,
che quindi avevano fatto, che erano sicurissimi di che cosa fosse la verità, e quindi diciamo un po' di sospetto su questo termine, è chiaro che era comprensibile. Era andato molto in là, diciamo, e a me colpisce molto che poi effettivamente, e ci sono alcuni giornali, per esempio il New York Times, che sono stati dei grandi propositori di questo genere di relativismo culturale molto molto spinto. Poi nel 2016 inaspettatamente, per il New York Times almeno, succede la Brexit, cosa che interessa poco al New York Times, e invece succede che vince Trump le elezioni degli Stati Uniti, cosa che gli importa moltissimo, e nel 2017 la campagna del New York Times è "The truth is hard", la verità è dura, e con una serie di "the truth is" e una serie di aggettivi in bianco nero, cosa che ovviamente non può mai piacermi, no, ma tutto in bianco e nero, questa pubblicità dove ciò che viene scritto è che la verità è rigidissima ed è non si può mettere in discussione, tant'è che io dico sì, siamo passati, altro che società liquida e altro che nichilismo, questo è... Ho detto magari ci fosse, adesso chi difendeva il fatto che ci doveva essere anche qualche verità, adesso si ritrova a dire sì, però permettiamo anche qualche interpretazione, perché altrimenti non ne usciamo più, cosa che si vede moltissimo anche nella questione social network, perché per l'appunto, come raccontava Marco, noi siamo un po' per l'algoritmo, un po' per tante cose psicologiche che c'erano anche prima, perché uno leggeva i giornali della sua parte, quindi aveva il club dell'Unità o della Stampa o del Corriere, cioè, quindi c'erano anche prima, semplicemente adesso ciascuno può fare il suo piccolo club in cui è chiuso, le tribù ideologiche. E come se ne esce? Ci sarebbero... molte cose da dire, io forse, a differenza di quello che dicono Marco e Marco, forse, cioè certamente essere quello che loro suggeriscono è quello che gli americani chiamano critical thinking, cioè cerchiamo di pensare con la nostra testa, no? E quindi cerchiamo di informarci di più, di dare del tempo, eccetera, cose che sono ovviamente tutte molto giuste se uno le può fare, e che hanno però si sono dimostrate, almeno da alcuni punti di vista, adesso non abbiamo tempo per dirli tutti, però hanno sempre anche alcuni difetti. Uno di questi difetti è che lo vediamo se voi avete amici super complottisti su qualunque cosa, anche sul campionato di calcio. Io ce li ho e alle volte anch'io ho i miei momenti di complottismo, soprattutto sul campionato di calcio, però sapete benissimo che non sono persone affatto stupide, anzi sono persone che dicono no, devo ragionare con la mia testa e quindi devo paragonare le fonti, vedi che questo dice questo dice quest'altro. Purtroppo è un esercizio senza fine e che in realtà dimostra una cosa che è successa nel frattempo, cioè che siamo rimasti soli e che in questa solitudine il pensiero può mettere a confronto tutto quello che vuole, ma manca sempre di critica effettiva. La critica in realtà diventa un dubbio, tanto più in questa città. Ben sappiamo che uno dei dogmi che si insegnano è bisogna sempre mettere in dubbio tutto, e bisogna sempre mettere in dubbio tutto, e però poi e allora metto in dubbio anche te, e fine dei mediatori di ogni genere tipo. E questa è oggettivamente una,
una grave crisi. E se io studio ma da solo e mettendo in dubbio tutto, non succede nulla. Cioè, l'unica cosa che succede è che avrò quella che si chiama bias di conferma, cioè avrò una conferma esatta di quello che già pensavo all'inizio istintivamente. E se voi lo applicate al calcio lo sapete benissimo. Leggete tutti gli articoli che volete e continuerete a pensarla come all'inizio. Ora, solo per finire, quindi, e anche perché siamo qui in effetti nel centenario di Don Giussani, che era un altro che i giornali li leggeva, diceva di leggerli tanto e di crederci poco. E in questo senso mi ricordava anche un consiglio materno che ho sempre sentito: i giornali devi sempre leggerli tutti e credere il 20%, che in fondo era un modo per dire che sì, che poi appunto dove mi informo, dov'è che le mie idee vengono criticate di più. E qui, a proposito appunto di Don Giussani, l'idea molto insistente di Don Giussani sul concetto di corpi intermedi, antichissima idea della dottrina sociale della Chiesa fine 1800, ma rivista in chiave contemporanea, che vuol dire da chi accetto veramente le critiche? In realtà io le accetto da quelli che conosco profondamente, le accetto di più in famiglia che fuori dalla mia famiglia, le accetto di più dalle persone di cui che già normalmente vedo. Certo, non è una soluzione meccanica, perché ci sono corpi intermedi tipo le curve dello stadio, che non è che sono dei posti di altissimo pensiero critico, però è vero che tutto ciò che è quello che noi diciamo una comunità o una società, il modo di ritrovarsi insieme che ha uno scopo, quindi i partiti, le associazioni, i gruppi, la chiesa, la parrocchia, il partito, tutti questi sono luoghi in cui, se permetto dialogo effettivo e se permetto luoghi in cui si possa parlare, certamente diventano un antidoto molto forte, anche perché penso che un po' di tempo me lo risparmino, perché per l'appunto io magari non ho il tempo di fare la mezz'ora di lettura dei giornali, però un articolo l'ho letto io e uno l'ha letto lui. Grazie Giovanni. Allora farei un ultimo giro veloce di conclusioni, anche perché mi interessa a questo punto, visto che abbiamo sentito tutti e tre le posizioni, mi interesserebbe capire almeno due cose. Una, partendo dalla fine, da quello che ha detto Giovanni, come possiamo e se possiamo far stare insieme tutti questi aspetti che abbiamo detto, quindi l'elemento della mediazione, della fiducia che avete detto voi, con l'elemento della, diciamo, non essere isolati però in questo utilizzo degli strumenti di mediazione, non farlo in modo isolato, ma farlo all'interno di quelli appunto che abbiamo chiamato ad esempio corpi intermedi, ma che vuol dire tutte le realtà sociali, di qualsiasi tipo esse siano. Voglio dire, questa sera siamo in una realtà che è anche sociale, che è la Piazza dei Mestieri, e gli eventi di questa settimana sono proposti da una serie di realtà sociali, per esempio, ecco. Quindi vi chiederei di reagire su questo. Poi so anche che Marco aveva forse in mente anche una piccola chicca anche lui, e quindi rifarei un giro veloce, più veloce di quello precedente, ma so che le cose erano tante, quindi, e poi concluderei. Grazie, vai Marco. Allora, velocemente, giusto per raccogliere un paio di spunti emersi, è vero che essere lasciati soli a far questo lavoro critico è pericoloso, e sono assolutamente d'accordo, però dipende anche da che cosa mi resta a disposizione come strumento per informarmi. Se sono lasciato solo
e sono alle prese da solo con una marea di informazioni, chiamiamole così, non certificate, non verificate. L'aereo della NATO che ha provocato i morti nelle Marche. Marco, già definirlo una notizia è un qualcosa che mi sfida a dire no, andiamo a fondo e cerchiamo di capire che cos'è. Perché è una notizia quella, ha gli elementi per esserlo. È qui che perdiamo, secondo me, poi gli agganci e le caratteristiche per poter fare quel giudizio. Il fatto che ci siano tutta una serie di strumenti, di realtà anche professionali, che raccontano ciò che accade, a me sembra una garanzia enorme, non solo per poter giudicare, ma fatemi dire una parola grossa, anche per la tenuta della nostra democrazia, perché perdere quello che è stato costruito come metodo di racconto della realtà negli ultimi secoli per affidarci a una serie di strumenti che poi dipendono anche da tutta una serie di soluzioni tecnologiche è, a mio avviso, il sogno di qualsiasi realtà autoritaria, che non a caso la prima cosa che fa censura i giornali da sempre. Non ho nessun motivo, perché non sono amici miei, di difendere il New York Times, ma il New York Times ha fatto una battaglia sulla verità di fronte a un presidente che ha fatto di tutto per sostenere che i giornali erano fake news, come li chiamava lui, che non bisognava ascoltarli, e un presidente che si è infuriato quando i giornali stranamente sostenevano che aveva perso le elezioni, perché lui sosteneva che invece le aveva vinte. È chiaro che la reazione da parte di chi gestisce l'informazione a un tipo di proposizione di questo tipo da parte del presidente degli Stati Uniti va fuori anche dai canoni dell'imparzialità del giornalismo. Però ecco, io preferisco questo tipo di reazione anche difensiva da parte dei giornali al fatto che i russi oggi non sanno cosa sta avvenendo in Ucraina, perché non lo sanno, perché non c'è più un organo di informazione definibile tale che Putin abbia lasciato in piedi. Preferisco avere dei giornalisti come Lorenzo Cremonesi del Corriere, che sono da mesi là in prima fila in Ucraina a raccontarci che cosa hanno visto nelle fosse varie che vengono trovate, rispetto a dovermi da solo barcamenare con tutti i dubbi che mi vengono tirati addosso sull'esistenza stessa degli eventi che vengono documentati anche con i video. Non bastano più video, non basta più niente. Scavo delle fosse, tiro fuori dei cadaveri, sono tutte finzioni. Che strumenti ho io per difendermi da chi mi dice no, ma guarda, è tutto costruito? Io questa cosa ci ho fatto i conti per la prima volta in maniera netta quando ero negli Stati Uniti come corrispondente dell'ANSA e ho seguito, perché ero a New York, l'attentato dell'11 settembre. Per me quella era una roba che mi è successa in casa, c'erano le mie figlie a scuola, una è qui in platea, e vivevo lì a New York, avevo 3.000 morti da raccontare. E dopo un po' di tempo hanno cominciato a dirmi che quelle cose erano, quegli aerei non c'erano, che quelli erano crolli costruiti con delle esplosioni simulate, o addirittura che al Pentagono, per dire, non era mai caduto un aereo. Allora io sono andato a intervistare i genitori di uno dei 5 bambini che erano sull'aereo schiantato al Pentagono, che stava andando a vincere, aveva vinto una gara, veniva da una scuola povera di Washington, un ragazzo nero, Bernard, molto timido, aveva 12 anni, aveva vinto una gara del National Geographic, stava andando in California come premio con i suoi insegnanti. Erano 5 bambini, la mamma mette Bernard sull'aereo, perché all'epoca si arrivava fino al gate, lo vede salire sull'aereo, l'aereo cade sul Pentagono, le raccontano per un sacco di tempo che quell'aereo non è mai esistito, che quello era un missile. Il DNA di Bernard è stato trovato, come tutti quelli dei morti del Pentagono, da tutte le operazioni di medicina legale che sono state fatte nelle macerie. Ci sono i resti dell'aereo, c'è tutto. Io a quelli che mi dicevano che quell'aereo non era caduto gli dicevo: guardate, parlate con la mamma di Bernard, perché non dovete convincerla che non c'era l'aereo, dovete convincerla che non è mai esistito suo figlio. Ed è questo il problema delle conspiracy theory, che se ci metti le persone crollano. Però ci vuole il giornalista che te le va un attimo a verificare. Io non voglio essere abbandonato da solo a dover
star di fronte a ciò che mi piomba addosso sul telefonino BioBlue, questo blogger demente che ieri ha detto che c'è un aereo della NATO che ha provocato la tragedia nelle Marche. Non ho strumenti per verificarlo, voglio pagare qualcuno che mi aiuta a verificare questi strumenti. Tenete presente che se perdiamo questo, la vostra democrazia e la mia democrazia sono in pericolo, non nell'informazione, la democrazia. Voglio esagerare, perché è giusto esageriamo, perché stiamo parlando di questo, stiamo parlando del futuro dei nostri figli. Chiudo con la citazione che mi chiedeva Marco Giorgio. No, semplicemente venendo qua ho ripensato a 30 anni fa, che c'è stato un momento in cui stranamente Don Giussani aveva voglia di parlare con un po' di giornalisti e alcuni di noi, ero giovanissimo, andavamo a Milano da lui, ogni tanto ci incontrava. Poi dopo ha capito che era una causa persa, ha detto no, basta, lasciamo perdere, non servite. Però sono andato a riprendermi degli appunti, ho trovato una cosa che mi colpiva e ve la voglio leggere, credo che sia abbastanza inedita. Vedo in Italia e nel mondo un terribile disfacimento dell'educazione. È per questo che dobbiamo prestare attenzione a quelle persone tra noi che sono poste in posizioni da cui dipende l'educazione degli altri, insegnanti e giornalisti. E io già lì ero in grandissima difficoltà, perché il lavoro che facevo mi sembrava difficile paragonarlo a quello degli insegnanti, cioè il fatto di avere la responsabilità dell'educazione. Ma è questo che fanno anche i giornalisti, o che dovrebbero fare, con tutti i limiti e con tutti gli sbagli che fanno. E aggiungeva: ciò che chiedo a voi giornalisti è la consapevolezza di essere alla radice della conversione del mondo. Provate a essere coloro che provocano miracolosamente la vita comune degli uomini. Io non l'ho ancora capita in 30 anni, vi dico la verità, però mi colpisce il fatto di essere questi provocatori della vita comune degli uomini. E credo che l'unica cosa che ti permette di provocare gli altri in una maniera positiva è se sei stato provocato tu in qualche modo. Quindi non abbiamo soltanto bisogno di giornalisti o di giornalismo, abbiamo bisogno di uomini che siano provocati, qualunque sia la loro professione, che siano insegnanti, che siano giornalisti o che facciano altre cose. Questo credo sia il livello interessante della sfida, ed è una sfida puramente educativa. Grazie. Grazie Marco. Marco Castelnuovo, lascio a te. No, se vuoi ti lascio le conclusioni. No, no, figuriamoci. No, io visto che sono l'unico giornalista ormai. Da capire se è un complimento. No, no, non è un complimento, anzi siamo una categoria ormai sputtanata totalmente, quindi non... Però, visto che ormai non ho più niente da perdere, mi permetto di dire una cosa. Tutti noi abbiamo il diritto di informarci, di essere informati. Su questo non ci piove. Però, io sento che ci debba essere anche un dovere a informarsi. A me sta un po' sulle balle quelli che continuano a lamentarsi e poi dopo non hanno mai letto un giornale o non lo leggono da anni, non guardano una trasmissione di approfondimento e perché pensano che siano sempre tutte bugie, tutte fake news, tutto quello che è. E non c'è mai un passo nella direzione di dire fammi capire questa cosa qua, adesso capisco questa cosa qua. Cioè bisogna fare anche un po' fatica. Io capisco che lo smartphone sia molto comodo per fare mille cose, ma la fatica di informarsi, anche la fatica di leggere un passaggio come quello che ha detto Marco non Giussani, io mi sono perso la seconda riga e quindi dover rileggerlo, cercare di capire e vedere più in profondità quello dove vuole andare, questa roba qui l'abbiamo persa. E poi no, perché sbaglio, tanto dicono tutti stupidà, sono tutti servi del potere, io sono servo di Cairo e i miei colleghi sono servi di Elkan, eccetera eccetera. Non è così, e a me spiace che si sia perso anche il dovere, che un cittadino si senta in dovere di informarsi,
Io ieri sono andato a un dibattito, non c'entra niente, ma sono andato a un dibattito in cui dovevo spiegare la legge elettorale. Poi a un certo punto, di fronte alla platea che mi chiedeva, ma scusi, come si vota? Dico, però manca 6 giorni, santo Dio, potevate pensarci un po' prima, no? Cioè, voglio dire, no? Occhio che qua ti farebbero tutti la stessa domanda. Ho capito, però, figa, cioè, occupiamocene un po', occupiamoci un po' del resto della comunità, non stiamo solo nel nostro piccolino, occupiamoci, cioè, prendiamoci cura anche delle cose. Io questo sostengo, quindi leggete o informatevi o guardate la televisione che vi pare, leggete il giornale che vi pare, il sito che vi pare, seguite gli account Twitter, Instagram, TikTok che vi pare, però fate un passo in avanti, non permettetevi che vi arrivi solo addosso la roba, perché se, per me è molto semplice manipolare le informazioni come voglio io, volendo. Non lo faccio e spero che però le persone prima di tutto, se si sentono manipolate, non è che dicano vabbè allora io non mi informo più, ma alzino il dito e dicano Ciccio, tu qui stai scrivendo una cosa sbagliata, di là c'è scritto un'altra cosa, qual è la verità, eccetera eccetera eccetera. Questo dico, è vero, non c'è di mezzo di un po' di più del mio posto di lavoro o del giornale nel quale lavoro, e francamente sarebbe un peccato se per... Siccome è una cosa che facevamo tutti, perché come dicevo all'inizio, noi tutti ci informavamo, noi tutti destinavamo un tempo all'informazione, adesso sempre meno e molte persone niente, beh, è un peccato aver perso questa abitudine, tutto qua. Grazie. Grazie Marco Castelnuovo. Giovanni, e poi andiamo rapidamente a concludere. Adesso c'era la lezione sulla libertà. Scherzo. No, un minuto, che sono stato troppo lungo prima. Un minuto per dire, sulla democrazia e i giornali ci sarebbe tanto da dire. Diciamo, c'è uno storico che dice che non ci sarebbe mai stata la rivoluzione francese senza i giornali e diciamo non sarebbero mai rotolate le teste. E sì, la democrazia e hanno fatto anche tanti autoritarismi grazie ai giornali, e esattamente come l'hanno fatto grazie ai professori universitari. Ricordiamo sempre che al giuramento del fascismo sono stati, non so se 30 in tutta Italia a non firmare, cioè, quindi gli intellettuali, diciamo, lo dico appartenendoci, non sono affidabili da questo punto di vista. E secondo me su questo ci sarebbe tanto da riflettere. Sul resto io penso che invece ci sono dei colleghi che hanno scritto un libro che si chiama Le voci della democrazia, si chiamano Bocciartieri, che va spesso in televisione peraltro, e una collega che si chiama Bentivegna, sono molto bravi, loro dicono che non c'è niente da fare, cioè che è così, semplicemente una volta c'era l'istituzione, televisione, giornale, e poi c'è stata l'epoca delle televisioni e giornali, e quella è l'epoca della spettacolarizzazione, diciamo, a partire dalle televisioni private per il panorama italiano, diciamo così, e adesso siamo all'epoca dei pubblici, quindi che ci siano questi gruppi e che siano tutti e che tutti siano un po' editori è un po' inevitabile. Io penso che su questo bisogna ragionare, bisogna cercare di appunto di fare anche prodotti nuovi. Beh, ne escono tanti, infatti i giornalisti ci pensano, tanto per fare un esempio positivo, però effettivamente con un vecchio amico e anche un amico vecchio perché ha 80 e passa anni, effettivamente abbiamo messo su questo giornale che si chiama Zafferano.news, il cui concetto è che scriviamo tutti gratis e rifiutiamo qualunque genere di pubblicità. Abbiamo 17.000 abbonati. E effettivamente, perché certo che il problema è dove viene la credibilità, un pezzo della credibilità viene anche dal, penso io, oltre che dall'essere bravi, seri, competenti, viene anche dallo scopo. E quindi, diciamo, quello è un caso estremo ovviamente, però è un caso innovativo.
lì quello che viene messo di più per dire siamo credibili è la gratuità assoluta. Certo, fa capire che il sistema è un po' impazzito, però è un'idea di prodotto innovativo. Grazie, grazie a tutti. Direi che ovviamente sono uscite tantissime cose ed è difficile riprenderle tutte. Io dico solo una cosa. Sicuramente una cosa che è emersa, e su questo siete d'accordo secondo me tutti e tre, nonostante abbiamo visto che ci siano delle posizioni diverse su altre cose. Esatto, perché sennò sarebbe un dibattito monocolore. Esatto, so che Marco Bardazzi e Giovanni Maddalena ormai sono come Sandra e Raimondo, si trovano spesso in questa situazione, e però è anche il bello. In qualsiasi platea, su Zoom, in qualsiasi posto. Esatto, però è sempre un dibattito intelligente, quindi questo colpisce. Quindi dicevo che sicuramente l'informazione è importante, questo direi che ce lo portiamo a casa, e ha a che vedere con tutti, non solo con chi ha un ruolo specifico, ma diciamo quindi con tutto il popolo. Quindi l'informazione è importante, e da questo punto di vista mi viene in mente come un po' come la politica. Se tu non ti occupi di lei, sarà lei ad occuparsi di te. Cioè, come diceva un po' Marco Castelnuovo, ossia se non ci si informa, alla fine si viene informati. E questo secondo me è un punto che oggi ci portiamo a casa. Serve anche un giudizio, quindi prendere posizione, è l'altro aspetto fondamentale che secondo me anche è venuto fuori, e la mediazione da questo punto di vista, appunto la mediazione dei media, serve, non è appena un orpello, ma serve anche per rendere l'informazione, mi verrebbe dire, di qualità, o comunque avere un alveo entro cui si può sviluppare e può anche professionalizzarsi, perché non è tutto uguale a tutto. Ultima cosa, e mi pare che anche su questo ci possiamo essere tutti d'accordo, non restando soli, cioè non rimanendo da soli isolati, perché poi si rischia o il complottismo o il fideismo totale, e quindi alla fine, come diceva anche Marco, si resta in una bolla e non si esce, oppure appunto o nella bolla dei complottisti o nella bolla del proprio cerchio di fedeltà, e non se ne esce. Quindi io ringrazio ancora veramente i relatori che questa sera sono stati qui con noi, Marco Bardazzi, Marco Castelnuovo, Giovanni Maddalena, e ringrazio voi tutti per essere stati qui stasera. Gli incontri di Together continuano fino a venerdì, c'è la possibilità anche di visitare una bella mostra sul centenario di Don Giussani, oppure anche di fermarsi semplicemente qua per una birra o una cena con la Piazza dei Mestieri. Grazie a tutti, buona serata.